Il mio percorso evolutivo sostanzialmente è nato dal fatto che io vengo da una famiglia super cristiana, no? E fino ai 20 anni sono stato un assiduo frequentatore di chiese, di messe e quant'altro. Ma vedevo che c'era comunque sia una specie di contrapposizione tra quello che predicavo, quello che facevo e quello che mi succedeva. Al che ho detto, ma cavolo, soprattutto vedevo persone intorno a me che vivevano secondo stili di vita diversi, con concezioni diverse e non subivano tutto quello che la Chiesa raccontava. E allora dicevo, cavolo, ma vediamo un po' cosa c'è di fuori di questa religione. E mi sono affacciato un attimo alle altre religioni, finché mi sono reso abbastanza velocemente conto che queste religioni non servivano altro che a confondere idee sostanzialmente. Al che ho fatto un salto completamente, diciamo, all'opposto nella fisica, nella scienza, un mix nella fisica quantistica, che poi mi ha portato nell'esoterismo. E il primo approccio è stato con Corrado Malanga, con i vari discorsi delle video e quant'altro. Comunque dà un'infarinata bella, bella tosta a chi ci si affaccia subito. Poi quello che arriva dopo è spesso è di contorno, a volte è di approfondimento, ma comunque Malanga mi ha dato delle basi belle toste per capire come funziona questo universo. Sostanzialmente mi sto rendendo conto che adesso il mio pensiero ovviamente è in evoluzione, perché c'era qualcuno che diceva solo uno stupido non cambia idea ogni 10 minuti, no? E quindi di conseguenza sto facendo i conti con la mia, tra virgolette, ignoranza, che scavando tra le interviste con le altre persone viene sempre più fuori. Però sono anche contento perché mi rendo conto che c'è un sacco da imparare e io sono Sagittario, quindi so, una persona sempre, ecco, vedi, siamo Pure io. sempre sul pezzo, sempre di corsa, quindi. Guarda, la curiosità è una delle molle di questo nostro essere umani, no? Tu hai detto un po' di cose, mi hanno portato un po' di riflessioni, se per me, insomma, tanto così per fare chiacchiere, però ovviamente. Quando uno nasce dentro, lo chiama, no, Biglino l'ha chiamato indottrinamento, ma uso la parola prigione, ma non immaginiamo una galera, immaginiamo una prigione che può essere anche dorata, anche grandissima e anche, no, molto spaziosa e piena di ambienti. Però quando uno nasce in un contesto, quando uno si trova in un contesto così, ovviamente se c'è in noi quella molla di curiosità, quella molla di voler capire un po' meglio chi siamo e quello che stiamo facendo, si cerca di liberarsi da ciò in cui si è. Quindi tu, noi siamo nati nel mondo cristiano e ovviamente uno cerca di liberarsi da quello. Ovviamente chi ha un po' o per natura o per percorso personale l'idea di voler capire di più, alla fine si libera un po' dal gioco. Tu dicevi, no, sono uscito dal cristianesimo e poi hai incontrato Malanga. Malanga sicuramente, io pure lo trovo in gamba e validissimo per un sacco di cose che ha spiegato a tanti, per correttezza di cose, l'ha spiegato a noi italici, ovviamente, e per fortuna fuori dal mondo, fuori dall'Italia c'è tanti altri che hanno fatto lo stesso lavoro in altri paesi o a livello mondiale. Ti do un nome solo, David Icke, che per esempio ha spiegato tanti degli stessi concetti, l'universo olografico, eccetera. E è buono che tu abbia fatto questo, che dire, è quello che dovrebbero fare tutti. Poi quando tu parlavi del perché lo hai fatto, hai detto, beh, prima hai detto, no, trovavo un'incongruenza in me stesso. In realtà l'hai trovata probabilmente pure in tutti quelli intorno, perché a partire dal prete, predicano in certo modo, lo diciamo per tutti noi umani, non è che io come Buddha mi tiro fuori da questo, però soprattutto chi va lì sul pulpito, letteralmente, poi predica in un modo e nelle azioni invece è tutt'altro, sia lui sia i fedeli. Quindi è normale per chi ha un briciolo di volontà di capire, fare un tipo di percorso così, no? Certo, Poi certo. rispetto, chiudo qua, ma rispetto all'ignoranza che dicevi tu, ti dicevo prima che cominciassimo, quella ce l'abbiamo tutti, sì, moriremo senza aver compreso tutto, questo è un dato di fatto. Certo. Mentre invece, sempre prima dell'inizio, parlavamo del discorso che alcune persone, nonostante il livello culturale, sembra siano come ipnotizzati, no? Da quello che ci succede intorno.
Tu come la vedi? Secondo te c'è un disegno, c'è una psyop, soprattutto nel momento che stiamo vivendo adesso con il Covid e quant'altro, pensi ci sia effettivamente un'operazione psicologica dietro e delle persone che l'abbiano subita di più rispetto ad altre? Allora, assolutamente sì, in entrambi i casi c'è l'operazione, per così dire, ora te la definisco un po', secondo me, e sicuramente ha effetto più su alcuni che su altri, e c'entra il livello culturale, ma forse c'entra in una maniera inversa rispetto a quello che si può pensare. Cioè, una persona che ha fatto un lungo corso di studi, che quindi uno diciamo, definisce una persona di cultura, no? Un laureato, ecco, non per forza è colui che ha le vedute più aperte, perché il laureato della tal materia, per esempio, prendi un fisico normale, che magari ha anche una cattedra in università o un professore di fisica che spiega in una scuola superiore, e gli dici, guardi, professore, che si può arrivare da punto A a punto B più velocemente della velocità della luce. Lui ti dice non è vero, perché nei libri in cui ha studiato il professore e quello che spiega ai suoi alunni non c'è scritto. Ora io non vado a scuola da qualche anno, no? Però difficilmente poi, almeno di qualche scuola di elite, eccetera, non troviamo purtroppo, anche lì uno dovrebbe entrare su quanto è importante il ruolo del professore, colui che forgia le giovani menti, no? Invece a volte è lasciato questo ruolo a persone, diciamo così, non troppo selezionate. Ti dico una stupidaggine: in America vengono fatti diversi test psicologici ai professori, anche non solo sulla competenza, anche semplicemente per il fatto che devono avere a che fare con bambini. Qui da noi sta cosa non esiste, no? Tu per diventare professore devi leggere X libri, poi un giorno ti chiameranno, vai a fare l'esame, se tu sai ripetere quello che c'è scritto su X libri, loro ti dicono che sei bravo e puoi andare a ripetere quegli X libri ad altre persone che impareranno a memoria quegli X libri, no? Io già al tempo del mio esame di maturità contestavo con la comunista professoressa di italiano, certo che era una tosta, però contestavo proprio questo, no? Cioè, ma tu non ti ricordi la data di quella cosa? Ma tu vuoi sapere se io ho compreso perché quei due popoli hanno fatto guerra? Oddio, io gli risposi alla professoressa, tanto guardi, il libro l'ho comprato, glielo prometto, me lo tengo per sempre, quando mi serve di sapere la data, me lo guardo, no? Non era un esame di maturità, era un esame mnemonico, e ancora adesso questa è la nostra istruzione. Tornando un attimo a noi, questo livello di istruzione, che quindi è più incastonato, è più indottrinato, è più lungo il percorso che ha fatto, quanto più uno ha fatto la scuola, diciamo una stupidaggine, ecco, la persona colta è quella che poi crede, passami il termine, di informarsi, ascolta il telegiornale, guarda l'approfondimento della RAI, legge la Repubblica, legge l'Espresso e quindi poi viene e ti dice, per esempio, no? Io ho sentito quattro medici, ne ho sentiti addirittura sei, mi faccio il vaccino perché il governo dice di farlo. C'è tutta un'altra schiera di persone che non si accontenta della prima cosa che sente, perché ha consapevolmente vissuto le esperienze, le abbiamo vissute tutte, tutti sappiamo, no? Guarda che buffonata, perché adesso dico una serie di banalità: i politici sono corrotti, il sistema è corrotto, ma i media privilegiano sempre le grandi aziende, gli imprenditori, tutte cose che sappiamo a memoria. Eppure poi gli stessi media, gli stessi giornalisti, le stesse aziende ti vendono, ti dicono una cosa. È così, dall'altra parte no, e ci si crede così. Dall'altra parte c'è gente, magari come in piccola misura il sottoscritto, ma come tanti altri che lo fanno anche molto più autorevoli del sottoscritto, che spesso riporta le cose di altri, però ci sono medici che ci mettono la faccia, virologi, abbiamo preso questo esempio, ma su tutte le questioni fisiche e scientifiche, la velocità della luce, quello che dicevo prima, ci sono fisici d'avanguardia che sono assolutamente ferrati su quelli che sono gli wormhole, no? Lo spazio-tempo, la quantistica, la possibilità di usare un buco nero o di creare un buco spazio-temporale che possa fungere da passaggio. Ci sono diverse scuole di pensiero che si possono mettere sul tavolo. Se invece noi ci fermiamo a ciò che il libro ci insegna, saremo presto delusi, perché se prendiamo il libro di fisica, di chimica, di matematica, di quello che vuole, matematica forse no, però
storia o quant'altro di 60 anni fa è scorretto. Banalmente parlando, se io prendo un libro che ha studiato mio padre, ci sta scritto sopra della Jugoslovacchia e della Jugoslavia, scusa, della Cecoslovacchia, ci sta scritto del muro di Berlino, della Germania Est e della Germania Ovest, ci sta scritto di un sacco di cose che adesso non esistono più. Per cui, sia ma pure sulla scienza, perché prima pensavano che l'atomo era uno e indivisibile, poi l'hanno rotto, hanno inventato pure la bomba atomica, hanno scoperto particelle ancora più piccole. Come ti dicevo prima, la scienza progredisce spessissimo contraddicendo se stessa, perché aumenta la tecnologia, quindi aumenta la capacità di comprendere, e quindi eccetera eccetera, insomma. Infatti io devo dire che adesso che sto facendo il mio percorso mi sto rendendo conto che la realtà, diciamo, oggettiva è impossibile da trovare, anzi è, secondo me è proprio un insieme di infiniti punti di vista. Infatti questo canale nasce con l'idea di raccogliere quanti più punti di vista possibili per poter avvicinare le persone alla realtà che più li rappresenta, ok? Perché ogni persona ha un percorso evolutivo appunto differente, con delle consapevolezze differenti, che in questo caso abbiamo notato possono provenire anche dalla cultura. Io ho notato per esempio anche che quando uno cresce, no? Da ragazzo, da giovane, da teenager, il momento della ribellione, diciamo, in alcune persone è più pronunciato, in altre sempre un po' di meno, no? Tornando al discorso di prima, si sa che noi sostanzialmente cresciamo con degli archetipi interni, archetipi, ok? E poi intorno una sovrastruttura sociale che si evolve con il corso del tempo e spesso tende a far perdere l'io, no? Se stesso. Chi viene a contatto magari con la musica, un certo tipo di sostanza, un certo tipo di apertura mentale, e rompe un po' quegli schemi, tirando fuori il proprio io. È l'anima che viene fuori, secondo te? Sì, allora, permettimi, almeno sempre dal punto, queste sono cose universali, però ti dico la mia. Tu hai detto, è un insieme di punti di vista, no? La realtà soggettiva, assolutamente sì, però come diceva forse era Gandhi, la verità rimane una sola pure se non la dice nessuno, no? Cioè, io trovo che invece, ecco, per esempio anche guardando a tutti gli antichi insegnamenti, se tu poi senti il guru dell'India, il santone, non lo so, il druido celtico, lo sciamano sudamericano, il santone africano, eccetera, quando cioè c'è una radice di insegnamento che è sempre lo stesso, che non è mai segui a me che sono il maestro e sono bravo, ma è sempre guarda dentro te stesso, no? Impara da quello, conosci te stesso, in realtà, veramente dalla Cina, da tutte le parti del mondo arriva quel tipo di insegnamento. Noi siamo, come dire, ovviamente ognuno ha la sua di percezione. Infatti, che poi mi ero perso per strada, tu dici, cioè, come l'hai descritta, era un trovare qualcosa o una ribellione da qualcosa. Secondo me, invece, secondo me, insomma, sappiamo che la scienza così ci dice, no? Fino ai 7 anni, un bambino, anche a livello di onde cerebrali, sta nelle onde teta. I bimbi piccoli, la maggior funzione che hanno è la copiare l'adulto, copiare quello che hanno intorno per apprendere. Poi, è questo il fatto, anche tornando a prima, no, tu mi hai chiesto perché ha effetto più su alcuni più su altri, perché in realtà, anche volendo dire, ecco, ci sono quelli poverini, se vogliamo fare, no, sentirci superiori, scherzando, quelli che non vogliono comprendere, quelli che si, ecco, bevono la prima cosa che ascoltano, non è purtroppo colpa loro. Come dicevi tu, in alcuni è più forte quel desiderio, quella spinta a voler conoscere, a voler capire, ma in realtà tutti, noi e loro, cioè quelli un po' più con quella spinta e anche quelli meno, siamo nati in un ambiente che non è fatto per farci comprendere. Noi non ci hanno mai detto o cresciuto con certe verità, anzi ci hanno cresciuto spiegandoci certe cose. Da piccolo ti hanno spiegato che morirai, tu dici no, esce fuori il nostro vero io. E lì era la correzione, ma non sarà che quel nostro vero io non è che cambia nel momento della nostra pubertà o dell'adolescenza,
è che proprio viene fuori, perché quel nostro vero io, che in realtà, per quanto mi riguarda, non è il corpo, ma è ciò che c'è dentro, emerge prepotentemente anche da un ambiente in cui non ti hanno mai detto che quello è il tuo io, ma ti hanno spiegato che tu sei un corpo, che tu, che la, frasi fatte, no? Che però appunto ci rimbombano nel cervello, la vita è sacrificio. La vita è faticosa e che vuoi fare? Si nasce per lavorare, devi andare a scuola, devi essere più bravo del tuo compagnuccio, perché dopo devi guadagnare, devi fare tanti soldini. Cioè, no, ti mettono in una struttura che è competitiva, devi essere sempre più bravo, dal bambino piccolo fino al tuo collega, per avere la promozione devi essere più bravo. Quindi non è una dinamica che porta al condividere, è al fottere, se mi permetti il termine, perché mors tua, vita mea, no? Se voglio essere promosso io devo essere più bravo di te. Se non sono così moralmente corretto, non solo cerco di essere bravo io, cerco di svantaggiare te. Cose che sappiamo, perché è un mondo in cui ci viviamo. Però viviamo in un contesto così, tutti. Per cui è normale che non sono le prime cose che cogliamo. Arriva a un certo punto della nostra vita, per alcuni arriva tardi, per altri non arriva mai. Quelli che noi potremmo dire completamente addormentati, per alcuni arriva un momento, e spesso per me pure la religione, io non, tu hai detto che sei stato un fervente cristiano, io frequentavo la parrocchietta, ho fatto la mia bella comunione cresima, ho fatto pure il Boy Scout con i calzoncini fino ai 14, poi proprio il catechismo, sentire raccontare tutte quelle cose nella mia giovane mente a me non mi tornava. Non mi tornava, c'era qualcosa che non mi suonava. E un giorno mi si è accesa una lampadina proprio che, e quella è stato l'emergere di quella fonte che ci abbiamo tutti dentro, no? Che non si beve queste scemenze. Per cui ho detto: non me ne frega niente se tutti quelli intorno a me sono convinti che è così. A me sta cosa non mi suona comunque. E come te ho cercato altre cose. Se mi permetti, poi ti do la parola. Una differenza che è grandissima, io l'ho detto spesso queste cose nel canale mio, ma che c'è tra la situazione nostra, anche il nostro approccio mentale a tutto che è derivato dalla religione che ha formato la nostra società, perché anche quelli che non sono religiosi, poi, oddio, automaticamente si fanno quel segno, no? Cioè, oppure ci sono quelli che non pregano mai, poi succede una cosa bruttissima, senti, Dio, ti prego, il massimo dell'ipocrisia, no? Però funziona un po' così per tutti noi italiani, perché nati in questo contesto, tu, tanti di quelli che si riconoscono veramente ancora adesso, no? Tu hai fatto un percorso, però quello che ancora oggi dice io sono religioso, ci credo, credo al parroco, credo a Dio, credo che nell'arca di Noè ci sono saliti tutti gli animali che sono arrivati dal polo nord e dal polo sud, no? Credo a tutte queste cose, credo che Gesù ha camminato sulle acque, credo che la Madonna ha partorito vergine, perché lo dicono quelli che sono di Dio, eccetera, eccetera. Quelle persone lì in realtà sono casualmente cristiane, perché sono nate qua. Persone con quel tipo di mentalità facilmente indottrinabile, nate a Dubai erano musulmane, nate in Marocco erano musulmane, molto serenamente. La differenza qual è? Per esempio, ti prendo un'altra religione che non è delle nostre più recenti monoteistiche, ma è l'unica di quelle culture antiche, quando noi parliamo di Egitto, Mesopotamia, Sumeri, Titi, eccetera, gli unici che erano vivi a quel tempo e sono vivi ancora adesso come cultura viva e prosperante è quella indù. In quel mondo là, lo sappiamo tutti, da poi dalla filosofia e dalla civiltà indù della Valle dell'Indo viene pure il buddismo, no? E ci insegna il concetto del karma. Ora, guarda che differenza. Da noi tu puoi dire una parolaccia, puoi fare un atto impuro, puoi svaligiare una banca, puoi sgozzare una persona o 10, o far cascare un palazzo intero con una bomba. Dopo vai in quell'edificio, parli con quel signore, lui ti racconterà che devi dire 35 cantilene di un tipo e 57 cantilene dell'altro, e la tua anima è voilà, è bianca come prima. Invece in quella parte del mondo, da quando sei nato ti insegnano Ermete Trismegisto, anche senza saperlo, no? Causa-effetto, azione-reazione. Caro mio,
Puoi fare del male a qualcuno, sì, lo puoi fare, ma non ti puoi nascondere, non puoi scappare, quel male ti tornerà. Ora tu capisci che cresciuto con quella roba in testa, ti muovi diversamente, o no? È una grande differenza, ecco perché quei popoli sono tanto pacifici rispetto ad altri. Assolutamente, pienamente d'accordo. Ma infatti, sostanzialmente, diciamo che io credo che la religione, comunque sia la cultura, dalla quale si possa trarre un pochino più, diciamo, verità, o comunque sia un pochino più, sì, un pochino più stabilità, o connessione con il proprio spirito, sia quella orientale. Credo anche, per tornare un attimo al discorso di prima del karma, tornando anche al concetto che alcune persone magari non si risvegliano in questa situazione, in questa vita o altre sì, mi viene in mente il fatto che sembra appunto come se alcune persone continuino questo gioco del karma per le vite successive e a volte parlando con loro e cercando magari di spiegargli anche la dietrologia rispetto al Covid, dico vabbè. Purtroppo hanno questa consapevolezza e magari in questa vita hanno quel karma lì da dover comprendere ancora determinate cose. È inutile star lì a spingere l'acceleratore. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Perché comunque sì, cioè io vedo per i miei, no? Cioè, stai lì che gli fai vedere tutti i giorni sostanzialmente le interviste che tu prepari, c'è cioè un figlio dentro casa che ha aperto un canale per capire come funzionano le cose e alla fine dell'intervista, sì, ma quando esci porta la mascherina. E allora dico, ma scusa, pure qui c'è qualcosa negli ingranaggi che non funziona. C'è qualcosa negli ingranaggi, non dei tuoi, insomma, ma che ora prendiamo solo come esempio, c'è qualcosa negli ingranaggi che è qualcosa che purtroppo è indotto, e questo è il prendere consapevolezza, no? Molti di quei pensieri, ecco, quella paura della malattia, questo tipo di cose, ci sono battute che hanno girato, no? Per esempio, tra i mormoni d'America. No, scusami, gli Amish d'America, quelli che vediamo nei telefilm, no? Quelli col carretto ancora, col calesse, con la barba lunga, che non hanno l'elettricità e non hanno niente, non hanno avuto casi di Covid. Sì, è vero, è una comunità isolata, però quando isolata poi fino a un certo punto stanno in America, vanno per negozi, fanno, girano pure loro, anche se hanno le loro abitudini. Quando un intervistatore americano gli ha detto, ma voi come la subite? Non avete la paura del Covid? Quello gli ha detto, noi non ce l'abbiamo il Covid. Dice, perché? Perché non ci abbiamo la televisione. Gli ha risposto. Perché il sembra una battuta, ma in realtà dietro c'è della vera scienza. Perdonami una parentesi, ma tutti noi abbiamo almeno sentito parlare dell'effetto placebo. L'effetto placebo è la dimostrazione scientifica di come funzionano le energie del nostro corpo e come la nostra parte, quella lì che dicevamo prima, che è il nostro vero io, ha influenza sull'intelletto, sulla mente, che è ancora qualcosa di intangibile, e sul cervello, che è un organo tangibile, e sul corpo. Ma guarda che tutto quello che fai nella tua vita e che sei nella tua vita, il palazzo in cui abiti, è partito da quel mondo intangibile, perché un giorno un costruttore ha pensato, voglio costruire un palazzo lì. Se non partiva da quelle connessioni neurali, non c'era quel palazzo. Però spessissimo, come nel caso del costruttore e della persona che dicevamo prima, i pensieri o della paura del Covid, no? Spesso sono indotti. Succede raramente in realtà, quando noi siamo davvero dentro noi stessi, che creiamo un pensiero nuovo, ma spessissimo accade quell'azione-reazione, no? C'è un evento esterno che ci fa fare un pensiero. Questo in termini anche medici, ma insomma, è chiamato un agire in maniera compulsiva, no? Uno mi dà uno schiaffo per cui io glielo ridò. Io posso anche ridarglielo, ma se io subisco lo schiaffo e poi faccio un processo decisionale, Adriano mi ha dato uno schiaffo, decido consapevolmente di lasciar perdere e magari se insiste poi glielo darò. Oppure decido che mi sono già stufato e glielo do subito. Tu vedi la stessa cosa, ma dietro in realtà o c'è stato o non c'è stato un processo decisionale, o è stato una cosa inconsapevole per cui me ne potrò pentire. Oppure io ci ho veramente ragionato. Alcune scuole del
dell'India fanno proprio questo, cioè la bravura del guru è che c'è tutto questo processo dietro a ogni azione, solo che tu non lo vedi perché è talmente veloce che tu non lo vedi quel processo, non lo percepisci. Però quella è tenere quella seconda attenzione sempre costante. Però torno a quello che, se no, apro troppe parentesi. Noi sappiamo tutti che c'è quell'effetto placebo. Sappiamo che se tu a un paziente gli dai una pasticca di zucchero, ma lui è veramente convinto che il medico che gliel'ha data si fida e il medico gli ha dato la pasticca del medicinale appena uscito, che è quello che cura tutto, se lui è convinto, il paziente, lo dice la scienza, verrà curato come quello che ha preso la medicina vera. Hanno visto pure come il corpo miracolosamente, veramente c'è una spiegazione, viviamo in un universo consapevole, ma quello che succede è che il corpo di quello che prende l'effetto placebo crea chimicamente, perché noi siamo una fabbrica biochimica, cioè abbiamo 90.000 proteine dentro, il corpo crea esattamente le sostanze che ci stanno dentro a quella pasticca, che servono per curare. Il corpo le crea, è così forte, non è un'induzione, un'ipnosi, c'è un effetto biochimico reale dentro. Questo lo sappiamo tutti, ma nessuno pensa mai che c'è pure l'effetto nocebo, l'esatto contrario. E cioè, se io sto lì e sono convinto di stare male, e sono convinto di stare in un ambiente dove tutti mi infettano, e sono convinto che anche l'aria che respiro mi può uccidere, indovina un po' che succede? Banalmente, noi lo sappiamo da sempre, quando uno dice quello se la tira, o quello me la tira, me porta sfiga. Perché io c'avevo un amico da ragazzino che quando non si poteva andare in due col motorino, e no, che ci fermano, adesso ci fermano, adesso ci fermano, adesso, mi fermavano solo con lui. Ma è, dopo l'ho capito che è una verità dell'universo. Bambini, proprio non li devi sentire, non li devi. È un discorso che io non capivo quando col motorino st'amico mi portava sfiga, ma in pratica me la portava davvero. Noi, cioè, qui entriamo, io lo dico adesso scherzando, è una cosa leggera, almeno è pure più, insomma, magari non è una roba pallosa, ma è proprio vero. Dice la persona più saggia che conosco, che si chiama Sadhguru, che è un guru indiano, ma è vero, guarda quanto è semplice a volte, no? Noi sappiamo che ogni atomo vibra, giusto? Dalla ghisa al gas, tutti gli atomi, l'elettrone gira intorno velocissimamente, quasi alla velocità della luce, questo c'è una vibrazione. Non c'è una vibrazione che non si porta appresso un suono, giusto? Poi è un suono che tu magari non riesci a udire perché è troppo basso, oppure perché va talmente in alto, no? Che dopo diventa ultrasuono. Quando quel suono sale, 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 dopo tu non lo senti più perché tu non lo senti più, ma il suono continua a salire, no? Sempre quando c'è vibrazione, c'è suono. Volevo dare una spiegazione scientifica alla cosa che dicevo scema, che sembra, no, del invocare la propria sfiga, la propria sfortuna. Noi non diamo mai peso alle parole che usiamo. Quando noi usiamo una parola, ti dicevo proprio questo, a ogni vibrazione c'è un suono, questa è una vibrazione, le nostre corde sappiamo come funzionano, le corde vocali vibrano e noi emettiamo dei suoni. Oltre alla magia che accade giornalmente, noi diamo per scontato, che è quella del fatto che io adesso ti dico immagine di un elefante rosa che salta su un tappeto elastico e ho creato una cosa fantastica nella tua mente solo con il potere di muovere l'aria, no? Ho mandato qualcosa nella tua mente. Questo è quanto è forte questo potere, ma non lo diamo per scontato. Funziona così perché quando io sto creando delle vibrazioni, e tu ora le senti attraverso l'apparato informatico, eccetera, ma comunque ti arrivano, no? Come segnali 0-1, poi ridecodificati, sappiamo com'è. Ti arrivano al tuo orecchio, ma hai visto mai, sai che cos'è la cimatica? Quegli esperimenti di cimatica, no? Mettono del sale e forma delle forme geometriche con una semplice vibrazione. Quella è la dimostrazione visiva che una vibrazione, quindi un suono, perché è la stessa cosa, l'abbiamo appena detto, a ogni vibrazione c'è suono e viceversa, quelle vibrazioni sono forme geometriche che io ti sto letteralmente facendo arrivare all'orecchio.
volgarmente chiamati dalla cultura popolare incantesimi. Questo è il potere della nostra parola. Ergo, quando l'amichetto da ragazzino mi diceva adesso ci fermano, adesso ci fermano, adesso ci fermano, stava producendo nell'universo circostante a noi altri delle vibrazioni con quelle forme geometriche che per risonanza quello richiamavano. È scienza che il nostro nonno lo sapeva senza aver studiato. No? Volendolo associare a una cosa che ho ricercato qualche tempo fa, era, basta guardare il discorso della memoria dell'acqua, no? Di Masaru Emoto anche, no? Quello che ti dicevo. Ah, no, sì, scusa, è altra cimatica fatta con l'acqua. Esattamente, che comunque sia ogni vibrazione o ogni onda sonora esposta all'acqua la modifica creando delle forme geometriche e poi ghiacciando l'acqua si vede benissimo, no? Tutto il cristallo. Ma allora colgo un attimo la palla al balzo. È sempre più tangibile che siamo in due mondi sostanzialmente, uno più visibile e uno meno visibile, no? E sembra anche che quello meno visibile a volte abbia il sopravvento, comandi quello visibile. Credo che tu continui a lavorare di intelletto. L'intelletto per sua natura è divisivo perché compara un mondo visibile e un mondo divisibile, mille verità. La verità, perdonami, è sempre un punto di vista, lo facciamo così per gioco, è bello pure un dibattito sano quando uno non si offende né niente, e poi sono punti di vista, però per quanto mi riguarda l'avrei detta in maniera diversa, forse come un essere umano giovane, io lo dico sempre che secondo me l'umanità, la nostra civilizzazione, lasciando perdere Atlantide o precedenti, la nostra cultura è giovane, noi siamo poco più che ragazzetti con in mano il fucile atomico e infatti non le sappiamo gestire, no? Come dice le frasi dei supereroi, a grande potere corrisponde grande responsabilità. Noi abbiamo grande potere, ma sta grande responsabilità non l'abbiamo dimostrata. Per cui secondo me è l'umanità che è giovane. Non sarà che stiamo appena scoprendo come è fatto il nostro mondo veramente? Viviamo in un mondo in cui l'esoterismo, io ti potrei dire che la Blavatsky prima era una cosa per esoteristi che conoscevano in pochissimi, ma in realtà pure la Bibbia, perché la Bibbia fino ai primi del Novecento, fino all'Ottocento, era una roba che era vietata da leggere a chi non era un prete. Era scritta in latino, i preti erano i pochi, tranne gli aristocratici che lo studiavano, chi parlava latino, per cui, e chi ancora meno leggeva, perché erano tutti analfabeti, quindi la Bibbia era un testo esoterico, come tutti gli altri. Come dicevamo all'inizio, vuoi per la tecnologia, vuoi per lo... Le informazioni adesso viaggiano alla velocità della luce, alla velocità dell'elettrone su internet, no? Quindi ciò che era esoterico sta diventando molto più esoterico, molto più aperto. Non è una roba che si risolve da qui a 5 anni, però l'essere umano sta ampliando la sua consapevolezza e la circolazione di queste informazioni che servono proprio a questo. E anzi, se vuoi un mio dato, siamo messi bene, cioè è una questione esponenziale la crescita, no? Non è progressiva, quindi siamo vicini al picco. Quando un numero cospicuo, la famosa massa critica, quando un certo numero di esseri umani non avrà sentito parlare di queste cose, non sarà in grado di parlare di queste cose, non saprà riportare a memoria queste cose, ma avrà integrato queste cose nel proprio essere e sarà diventato questi concetti, allora cambierà il mondo. Perché gli altri, quelli come dicevamo prima, addormentati, ma lo dico come lo uso questo termine, quelli seguiranno la massa come è sempre stato. No? Ci sono i capi branco che devono cambiare. Io dico addormentati e svegliati, che è un termine stra-abusato ultimamente, ma perché in realtà c'ha un senso, no? Perché la metafora di quello risvegliato, poi c'è gente che risvegliato si sente arrivato o si sente realizzato. Per me io lo intendo nel senso che veramente, come dicevi tu, al contrario magari dei tuoi genitori che dopo mi odieranno dopo questo video, ma l'hai presi tu come esempio, io li saluto caramente, però per dire, anzi lo auguro ai tuoi genitori, su qualsiasi di questi argomenti, quando tu prima parlavi della verità, no, di tante verità,
Ora ti dico una piccola frase come la descrivo io, ma quando ci si sveglia su un argomento, ci si sveglia proprio nel senso che una volta che hai visto che quella cosa è così, non ti puoi più addormentare, non puoi più fare finta, no? Cioè, se uno fa un viaggio, un giorno, domani tu non hai mai pensato a queste cose, stanotte ti addormenti e fai un viaggio fuori dal corpo e ti trovi in Tibet a parlare con un santone che poi ti dà una botta e ti rimanda nel tuo corpo. La mattina dopo io non ti devo più convincere che esistono i viaggi extracorporei. E qui ti dico la verità, intesa come la dice qualcuno di molto saggio. La verità, quella unica, quella universale, per quello l'insegnamento è sempre lo stesso, perché la verità è come il sapore della fragola o del frutto che più ti piace. Io te ne posso parlare per 50 anni, ma se tu non l'hai mai assaggiata, non lo capirai mai di che sto a parlare. Va sperimentata, quello è. Già, infatti, spesso anche io, quando faccio le mie ricerche, magari mi trovo a leggere degli articoli o a leggere dei libri di qualcun altro, per appunto, di qualcun altro, faccio sempre conti che c'è di mezzo la consapevolezza dello scrittore, del ricercatore. E quindi sostanzialmente dico, ma dovrò prendere quella cosa come appunto un punto di vista di una persona da aggiungere poi a un insieme di punti di vista che creeranno il mio finale, che sarà quello più vicino alla realtà, che è la mia sostanzialmente. Perché io non riesco a vedere una realtà soggettiva. Cioè, vedo una collettività, ma non vedo una realtà soggettiva. Io se vedessi un insieme di persone dentro a delle bolle che sono i loro universi creati secondo le loro credenze, secondo le loro culture e quant'altro, che si muovono su un universo fatto, una dimensione fatta dalle stesse leggi fisiche, per questo siamo qua, e tramite la legge di attrazione sostanzialmente ci scontriamo e facciamo questi cross tra gli universi e scambiamo informazioni, ci evolviamo. Io la vedo un po' così. Questo è corretto, perché torniamo al fatto che noi siamo anima, no? Come diceva Ermeto Trismegisto, è la parte e la fisica lo comincia a confermare, ma è la parte spirituale che anche nel grembo della madre, che attira attorno a sé la parte corporea, la parte materiale, no? Quindi noi siamo un po' tutto quello. Il risveglio, secondo me, come dire, ci sarà, ed è siamo tutti universi a sé stanti, a noi stanti in un certo senso, perché ovviamente la visione dell'uno è diversa da quella dell'altro, no? E poi parlando delle bolle, come dici tu, assolutamente sì, no? Sono le identità tutte finte, perché nessuna di queste corrisponde a chi noi veramente siamo, ma sono le identità in cui ci hanno fatto inquadrare, no? In cui ci siamo trovati, cioè io sono nella bolla che è il mio mondo e faccio come dico io, ma sono anche nella bolla della mia vita matrimoniale. Poi io sono nella bolla degli interisti contro quella dei milanisti. Poi io sono la bolla dei comunisti contro quella dei fascisti, o viceversa, no? Però è l'intelletto che, come ti dicevo prima, divide. Tu sei alto, tu già così a guardarci, no? Mi sembri più alto di me. Però se io e te ci vediamo, tu ti percepisci alto, ma è tutto relativo, perché tu sei alto, tu no, se io adesso ti metto nella tribù dei pigmei, tu sei percepito come un gigante, vivi tutta la vita come un gigante. E gli altri ti percepiscono e tu ti percepisci come un gigante, no? Ma se io ti prendo, tu sei sempre alto uguale, ma ti porto nella tribù dei Vatussi, tu sei il nano di turno, tutti gli altri ti considerano il nano e tu ti senti il nano di turno, perché è il tuo stabilire. Se io ti do un bicchiere d'acqua di 40 gradi, è caldo e freddo. Se io te lo do e tu stai nell'Antartide, ti sembra bollente. Se io te lo do a 35 gradi, ma tu stai nel Sahara dove stanno 44 gradi, ti sembra frescolina, perché è più fresca dell'atmosfera intorno a te e della tua temperatura. È tutto solamente molto relativo. Parte della comprensione di chi fa un percorso interiore è proprio questo. Quella divisione è fittizia, quella divisione è figlia della nostra parte materiale e ci è servita nella vita, perché io devo dividere buono o cattivo, preda o predatore, mi fa male o mi fa bene, mi taglia o no,
Cioè, è utile. Allo stesso motivo, io sono convinto come tutti quelli, io non sono buddista, però seguo le dottrine, studio e apprezzo l'induismo, eccetera. Però se tu parli con un buddista e un induista, loro sono consapevolissimi che il sole è un'entità cosciente e che in questo spazio, nella tua stanza adesso e nella mia, ci sono altri esseri che vivono in questo spazio, in questo tempo, ma sono fatti di una sostanza che tu non vedi e non conosci e non interagisce con noi, no? Questo per alcuni è normale, per altri sembra assurdo. Dice, allora perché io non li vedo? Non ci credo perché non li vedo, se esistevano li dovevo vedere. Invece proprio no, perché non avendo a che fare con noi, non interagendo con noi, perché tu non vedi i raggi laser? Perché non te ne frega niente di vederli, no? Non ti servono a sopravvivere. A te serve toccare per capire se una cosa come è fatta, ti serve sentire per capire intorno, ti serve vedere. Tutto il nostro essere materiale è sviluppato per il fuori, per fare fronte all'esperienza corporea, a sopravvivere, nutrirci, lavorare, no? Eccetera. La mente e lo spirito sono rivolti all'interno e c'è un mondo dentro di noi che sarebbe tu all'inizio, prima ancora che cominciassimo, mi hai detto no, volevo parlare del perché uno si avventura in questi discorsi. Io, e credo di non essere l'unico, insomma, quando uno, come abbiamo detto in tutto il video, ha questa curiosità, questo tu prima dicevi, io leggo un autore e lo prendo col beneficio del dubbio, ed è correttissimo. Nessuno devi credere che sia oro colato, perché se tu credi a uno o non credi a me o non credi a me, te ne vai con una bella storia se sei convinto che c'ho ragione, e te ne vai con una brutta storia se non mi credi. Ma la verità è sempre quella di prima, col sapore della fragola. La sperimenti tu. Il resto sono storie, belle storie che ti possono piacere o non piacere. E quello è il punto, fare le esperienze. Secondo me, e non solo secondo me, siamo su questo pianeta, siamo quell'essere spirituale incarnato qui. Dice perché? Non lo so, mi trovo qui, per cui sarà il caso di fare qualcosa, no? Di usare questo corpo. E nell'usare il corpo c'è usare la mente. Se vediamo che intorno a noi siamo venuti qui a usare questo corpo, pure tutti gli altri animali sono venuti qui a usare questo corpo. Però gli animali hanno dei limiti, seguono i loro istinti. Noi abbiamo la corteccia prefrontale, che forse ce l'ha data qualcuno, non lo so, però abbiamo questa parte in più, abbiamo questa coscienza sviluppata, questo intelletto, questa capacità di ragionamento. Allora, se la usiamo, se la mettiamo in atto, se sfuggiamo da quel meccanismo azione-reazione, io sono compulsivo, quello che mi succede faccio, reagisco così senza pensare, allora diamo prova, se usciamo da questo meccanismo, di usare le qualità, in realtà minima parte però, di quello che abbiamo in più degli animali, no? E quindi delle dotazioni che abbiamo in questa mente, corpo, spirito, in questa trinità. Per cui siamo qua e abbiamo queste capacità che dovremmo scoprire. Allora, che dobbiamo fare? Appunto, io tutto il tema della mia ricerca, pure tutto il discorso amplissimo che ho fatto sul canale, toccando 3.000 argomenti, nasce da rispondere banalmente a tre cose che mi sembra molto utile prima di andarmene, perché quando tu arrivi su questo pianeta, capisci dopo un po' che finisce l'esperienza. Sappiamo che il corpo materiale se ne va, giusto? Per cui, prima di finire questa esperienza, non sarebbe utile capire realmente, appunto, dove, cioè chi sei e le capacità reali che sono in tuo possesso, e più dove stai realmente, quindi come funziona questo mondo, questo contesto in cui tu stai, e magari se ci riesci pure che stai a fare. Quindi chi sei, dove stai e che stai a fare? Molto banalmente, però vedi, noi siamo questa trinità, no? Te l'ho detto prima, se uno sfugge dalla cosa compulsiva, perché io dentro di me c'ho Davide arrabbiato, Davide triste, Davide incazzato, Davide apatico, no? Mille Davidi, e ti rispondono in maniera diversa se escono fuori così, no? Io sono arrabbiato, come dici una cosa, oh, ma vai a quel paese. Istintivamente, poi magari no, non dovevo, scusami, ero solo arrabbiato con un'altra persona. Vuol dire che l'ho fatto senza realmente pensare. Se invece io ho sotto controllo questi miei piccoli me stesso, questi miei momenti emotivi,
Allora sto gestendo veramente me stesso, quello è essere un filo veramente padrone dell'io, perché poi l'io è capace di fare molto altro. Però queste sono le basi dell'essere me stesso. Se a quel punto io sono un essere consapevole, no? A quel punto posso prendere decisioni consapevoli, altrimenti magari, ecco, arrivo alla fine della mia vita e non so gestire le mie emozioni e sono convinto che lo stress è una cosa che fa parte della vita. Che è normale soffrire per quello, perché nessuno ce l'ha mai spiegato queste cose, no? Però sono meccanismi che in realtà, ecco, è tutto il nostro mondo moderno, perché migliaia di anni fa queste cose erano conoscenza comune. Sì, infatti sicuramente sotto il punto di vista dell'evoluzione, quantomeno spirituale, c'è stata un'involuzione rispetto a un passato, diciamo, e non credo nemmeno troppo remoto. Sono cicli Esatto. probabilmente, momenti in cui l'uomo sale e scende. Un po' come Infatti, la appunto. vita, no? C'è un giorno in cui tu fai ricerca, il giorno dopo che vai a bere con gli amici e ti dai la pazza gioia. Esatto. Ma prima stavamo parlando un attimo appunto, beh, in realtà abbiamo parlato molto del karma, delle reincarnazioni, no? E io a volte ho dei momenti durante la giornata in cui io le chiamo tipo illuminazioni, rivelazioni, e sono un mix praticamente di sogni, idee, film, studi, ricerche. E probabilmente magari dopo mangiato il pomeriggio mi metto là sul divano, incomincio a pensare forte, vado tipo in trance, ok? E faccio queste rivelazioni. L'altro giorno mi è venuta questa specie di rivelazione abbastanza strana, in cui ho visto questa specie di demone chiamato anche Cronos, mi è venuto in mente Cronos, che è il dio del tempo, che comanda il tempo, e che sembra sia in questa dimensione, stia facendo un gioco, non lo so, con le nostre anime, e continui a chiuderci in questi loop vitali di esperienze, la maggior parte purtroppo negativi, perché vedendo anche come vanno le cose. Sembra un gioco abbastanza masochista, una cosa un po' brutta. E Grazie. quindi, niente, queste anime che continuano a reincarnarsi in questo gioco tremendo di sto Cronos che continua a illuderti, e sembra che lui poi si nutra pienamente di queste debolezze, di queste Allora, è cose. molto interessante che te, ma veramente ti è venuta così come immagine in sogno? Assolutamente sì, assolutamente sì. E come mai proprio Cronos, che poi è Saturno? Guarda, ti dico che Cronos, perché tra l'altro è anche il mio nome da producer di musica elettronica, in quanto è comunque sia, la vedo come una cosa che controlla il tempo, e siccome la mia musica è una musica particolare che si basa tutto sulle ritmiche, allora ho detto bello Cronos. E è stato, penso, 15 giorni fa, ero sul Mi hai divano. fatto collegare un puntino tu nella mente mentre parlavi, incredibile. Ora ti do una dritta che io non ho parlato negli ultimi due video sul canale, ma è roba veramente delle ultime ricerche scientifiche fatte. Però dimmi sta cosa se l'avevi mai sentita. Sai, questo sì che si è sentito, Nibiru, il pianeta che non si capisce se è fatto di un'altra sostanza che è. Ora, Cronos, anche chiamato Saturno, nell'esoterismo il sole nero, no? Non so se c'hai questo tipo di collegamenti, ma nell'esoterismo il sole nero è collegato a Saturno. Saturno è Cronos, il tempo. Ora, una delle ultime ricerche scientifiche, tu sai che c'è le yuga nell'induismo, no? Ma è stato riconosciuto dalla scienza, si chiama precessione degli equinozi, è il grande anno solare, che so, 25.925 anni se non sbaglio, o giù di lì. Ma perché il Sole, oltre a viaggiare nella galassia come viaggia, no? Perché fa questi movimenti così rotatori? Ecco, alcune prove, e ne ho parlato io in dei video, perché ci sono studi di ricercatori, è un lavoro che ha fatto David Wilcock, che io ho tradotto, e ha citato tutte le fonti scientifiche, anzi devo ancora finire questi lavori, ma non è che noi siamo in un sistema binario per cui ogni 25.925 anni ci avviciniamo a questo sole più debole, a questa stella più piccola.
Adesso ancora sembra buttare lì una fantasia, ma lasciamola lì perché magari sei stato tra i primi sul canale italiani a dire una cosa del genere che ci sta, che potrebbe essere corretta. Quindi risponde alla tua domanda questa cosa? Le anime, il karma. Assolutamente Addirittura, per tua soddisfazione, dicono, e qui è ancora più difficile da poter credere, sto sole, se c'è un altro sole eventualmente si verificherà, o se c'è un'altra stella. Però dicono addirittura che l'evoluzione, le forme geometriche più complesse in cui stiamo andando nell'avvicinarci a questa stella, proprio a livello vibratorio, come ho detto prima, daranno il via a questo processo di ascensione, a un momento di evoluzione dell'uomo. E i più spinti tra coloro che fanno queste previsioni dicono che i nati oggi, i bimbi di questo momento, forse sono i primi a non essere soggetti alla ruota del karma. Cioè, arriveranno alla fine della loro vita così evoluti da poter decidere se rincarnarsi oppure no. Boom! Questa non ci credo manco io. Ma l'ipotesi che astronomicamente forse viviamo in un sistema con una stella binaria che però fa un giro così lungo che non ce ne siamo ancora accorti, chissà, chissà, chissà. Lo stanno studiando, ecco, persone molto più serie del sottoscritto. staremo a vedere, staremo a vedere. Io so, cerco di dare la mia mano per quello che posso al muoversi di questi messaggi, per cui di questo tipo di argomenti. Esatto, perché guarda, poi chiuderei anche qua e l'unica cosa che mi sento di dire è che, come dicono in molti, non è un pensiero ovviamente mio, ultimamente siamo in una vera e propria guerra, in una guerra che soprattutto si combatte sull'informazione. E a tutti quelli che chiedono ma cosa possiamo fare, no? Cosa davvero si può fare? Beh, prima di tutto l'informazione, avere un occhio aperto verso qualsiasi tipo di informazione, chiaramente seguendo determinate dinamiche, non prendendo tutto quello che viene, ma nemmeno chiudendosi nello stagno del mainstream, perché il mainstream è uno stagno con dei pescatori fuori che lanciano le esche, mentre invece internet, per quello che sia, è un oceano, magari anche pieno di squali, ma una volta che hai imparato un minimo a navigare, diciamo che riesci a raggiungere sicuramente informazioni quantomeno più ampie rispetto a quelle che ti dà il mainstream. E Assolutamente. niente, e niente, Guarda, per grazie. coloro che hanno paura, come dicevi tu, basta buttarsi in questo mare, ecco, e si imparerà a nuotare, diciamo così. Quindi. Bene Davide, io ti ringrazio tantissimo e saluto gli spettatori e vi attendo a un nuovo episodio. Alla prossima.